Ciao raga, in questo video voglio parlarvi di questo anticalcare magnetico che si può mettere sotto le caldaie, sotto le lavatrici, sulle lavastoviglie e non ha bisogno di nessuna manutenzione. Vediamo, questo è un normalissimo anticalcare magnetico preso dall'Leroy Merlin, ok, costa sui 30 euro, 30-35 euro. Non è quello piccolino, ce n'è uno più piccolo di questo, ma non mi fido tanto di quelli. Penso che non, se questo è così grande, figuriamoci quello piccolino se fa qualcosa, cioè se toglie il calcare. Come funziona questo anticalcare magnetico? Praticamente l'acqua entra dentro questo tubo, qua dentro questa scatola ci sono dei magneti messi lungo il tubo. E praticamente l'acqua entra da una parte. Questi magneti fanno un campo, generano un campo elettromagnetico, un campo magnetico, e scompone la molecola di calcare. Praticamente la toglie dall'acqua. Così da una parte entra l'acqua con calcare, viene scomposta la molecola, ok? E esce dall'altra parte senza il calcare, solo l'acqua, cioè il calcare viene scomposto, ma è ancora presente nell'acqua. Dov'è che si possono mettere questi anticalcari magnetici? Si possono mettere sugli apparecchi istantanei, non su boiler o dove ci sono accumuli di acqua. Questo perché? Perché una volta che la molecola è stata scomposta, ok? Entro 24 ore si ricompone all'acqua. Quindi lui la scompone, la toglie dall'acqua, però è ancora presente nell'acqua, come ho detto prima. Entro 24 ore il calcare si riattacca alla molecola dell'acqua. Quindi questi anticalcari qui possono essere messi sugli apparecchi istantanei come lavastoviglie, lavatrici, scaldabagni, caldaie ad acqua calda istantanea, ma mai a caldaie con boiler o sui boiler elettrici, perché entro 24 ore la molecola del calcare si riattacca all'acqua, ok? E praticamente il lavoro che l'anticalcare ha fatto per scomporre la molecola non è più valido. Questo è l'anticalcare, costa sui 30 euro. Se non mi sono spiegato bene e avete domande su questi anticalcari qui, fatemelo sapere nei commenti. Grazie di tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!